Quando si è diffusa la notizia che l'Unione Europea è pronta ad approvare 5 cure, 5 trattamenti contro la Covid-19 entro il mese di ottobre 2021, è cominciata a circolare questa voce che entro ottobre i vaccini scadono, che non si potranno più fare i vaccini, che finalmente addio ai vaccini. La fonte di questa notizia è un vocale su WhatsApp. In questo vocale si sente la voce di un uomo che si presenta come il segretario nazionale di un partito, dice che i vaccini scadono tutti entro il 20 ottobre. La fonte, la notizia è certa, lui dice perché arriva dal coordinatore dell'hub vaccinale di Brescia, dice che questa cura elimina la Covid-19 in 24-48 ore e questo porterebbe a distruggere l'impianto su cui regge l'approvazione emergenziale per il vaccino. Sono tutte bugie per vari motivi, l'hanno spiegato bene i colleghi di bufale.net, i colleghi di Facta, ma basta anche un po' di buon senso. Intanto la fonte è un vocale su WhatsApp, tendenzialmente non è una fonte affidabile. Due, che la Covid-19 possa essere distrutta, demolita, sconfitta, risolta in 24-48 ore, neanche il raffreddore passa in 48 ore. Ti sembra possibile questa cosa? Tre, la questione della scadenza, i vaccini scadono a ottobre. È vero, i lotti di vaccini che sono presenti in questo momento in estate in Italia scadono a ottobre, ma nell'autunno, tra agosto e settembre di quest'anno, ne arriveranno degli altri che scadranno più avanti. Non scade nessun vaccino. Tre, l'ultima cosa, il fatto che non si faranno più i vaccini grazie al fatto che arrivano le cure. L'Europa ha precisato che, proprio annunciando l'arrivo delle cure, che non sostituiranno l'azione dei vaccini, ma lavoreranno fianco a fianco con la strategia vaccinale.